Nonostante questo, i disagi che sono verificati sono stati molto seri e gravi e abbiamo cercato di rilevare quali sono le possibilità di miglioramento e di lavoro e sono state individuate le seguenti aree insieme ad ENAC e insieme anche al gestore dell'attività aeroportuale. In primo luogo bisogna individuare miglioramenti nelle dotazioni dei vigili del fuoco e per le procedure atte a garantire la continuità del presidio antincendio aeroportuale. Come ho detto, una parte dei vigili del fuoco è andata a spegnere l'incendio esterno e quindi non era possibile garantire sicurezza sui voli di arrivo e di partenza. In secondo luogo, la gestione ordinata delle partenze in situazioni di congestione dello scalo. In terzo luogo, un maggiore coordinamento di tutti i soggetti interessati, gli handler, l'ENAV, le compagnie aeree. Tutti devono ovviamente essere coordinati in misura maggiore in situazioni di criticità come quella emersa il 29 luglio e nei giorni seguenti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, un complessivo miglioramento dei servizi di handling è atteso a seguito della gara europea in corso di svolgimento e che teoricamente finirà alla fine dell'anno per limitare a 3 gli operatori presenti sullo scalo. Da tale limitazione si ritiene possa derivare a medio tempore sia un miglioramento della qualità del servizio reso, sia un più efficace coordinamento dell'attività da parte del gestore aeroportuale.